Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. Fratelli, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio potente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Dio, che nel Serefico Padre Francesco, povero e umile, hai offerto alla tua Chiesa un'immagine del Cristo, concedi anche a noi di seguire il tuo Figlio sulla via del Vangelo e di unirci a te in una in carità e letizia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli e i secoli. Dal libro del Siracide. Ecco chi nella sua vita riparò il Tempio e nei suoi giorni fortificò il Santuario. Ai suoi tempi fu scavato il deposito per le acque, un serbatoio ampio come il mare. Premuroso di impedire la caduta del suo popolo, fortificò la città contro un assedio. Come era stupendo quando si aggirava fra il popolo, quando usciva dal santuario dietro il velo, come un astro mattutino fra le nubi, come la luna nei giorni in cui è piena, come il sole sfolgorante, così egli rifulse nel Tempio di Dio. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Sei tu, o Signore, l'unico mio bene. Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio. Ho detto a Dio, sei tu il mio Signore, senza di te non ho alcun bene. Il Signore è mia parte di eredità e mio calice, nelle tue mani è la mia vita. Sei tu, Signore, l'unico mio bene. Benedico il Signore che mi ha dato consiglio, anche di notte il mio cuore mi istruisce. Io pongo sempre innanzi a me il Signore, sta alla mia destra, non posso vacillare. Sei tu, o Signore, l'unico mio bene. Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena nella tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra. Sei tu, o Signore, l'unico mio bene.
Dalla lettera di San Paolo, Apostolo di Galati. Fratelli, quanto a me non ci sia altro vanto che nella croce del Signore nostro Gesù Cristo, per mezzo della quale il mondo per me è stato crocifisso, come io per il mondo. Non è infatti la circoncisione che conta, né la non circoncisione, ma l'essere nuova creatura. E su quanti seguiranno questa norma, sia pace e misericordia, come se tutto l'Israele di Dio. D'ora innanzi nessuno mi procuri fastidi. Difatti io porto le stigmate di Gesù nel mio corpo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con il vostro spirito, fratelli. Amen. Parola di Dio. Francesco, povero e umile, entra ricco nel cielo, onorato con inni celesti. Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse: Ti benedico, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai tenuto nascoste queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così è piaciuto a te. Tutto mi è stato dato dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio lo voglia rivelare. Venite a me, voi tutti, che siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per le vostre anime. Il mio giogo, infatti, è dolce e il mio carico leggero. Parola del Signore.
Pregate, fratelli, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli i nostri doni, Signore, e prepara il tuo popolo a celebrare il mistero della croce, il Signore anima e corpo del nostro Padre San Francesco, per Cristo nostro Signore. Amen. Signore sia con voi. E con il vostro spirito. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nel suo dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu hai innalzato San Francesco per le vie della più sublime povertà e umiltà alle vette della perfezione evangelica e lo hai infervorato nel serafico ardore per glorificarti con l'ineffabile giubilo del tuo spirito in tutte le opere delle tue mani. E insignito dalle sacre stimate, lo hai adirato al mondo quale fidelissima immagine di Cristo crocifisso, nostro Signore. Per mezzo di Lui si allietano gli angeli e nell'eternità adorano la gioia del tuo volto. Al loro canto concedi, o Signore, che ci unissiamo le nostre umili voci nell'inno di lode. Padre Clementissimo, noi ti supplichiamo e ti chiediamo per Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, di accettare queste donne, di benedire queste offerte, questo santo e immacolato sacrificio. Noi te lo offriamo anzitutto per la tua Chiesa Santa e Cattolica, perché tu le dia pace e la protegga, la raccolga in unità e la governi su tutta la terra, come è indegno tuo servo e tutti quelli che custodiscono la fede cattolica trasmessa dagli Apostoli. Ricordati, Signore, dei tuoi fedeli. Ricordati di tutti i presenti, dai quali conosci la fede e la devozione. Per loro ti offriamo, anche se ti offrono questo sacrificio di lode, innalzano la preghiera a te, Dio eterno, vivo e vero, per ottenere a sé, a loro cari, redenzione, sicurezza di vita e salute. Comunione con tutta la Chiesa, ricordiamo e veneriamo anzitutto la gloriosa sempre Vergine Maria, Madre del nostro Dio e Signore Gesù Cristo, San Giuseppe suo sposo, i Santi Apostoli e Martiri Pietro, Paolo, Andrea, Giacomo, Giovanni, Tommaso, Giacomo, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Simone, Taddeo, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisogono, Giovanni e Paolo, Cosma e Damiano, e tutti i santi, per i loro meriti e le loro preghiere, donaci sempre aiuto e protezione.
accetta con benevolenza. O Signore, l'offerta che ti presentiamo, noi tuoi ministri e tutta la tua famiglia, disponi nella tua pace i nostri giorni, salvaci dalla nazione eterna e accoglici nella Grecia degli eletti. Santifica, o Dio, questa offerta con la potenza della tua benedizione e degnati di accettarla a nostro favore, il sacrificio spirituale perfetto, perché diventi per noi il corpo e il sangue del tuo amantissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, egli prese il pane nelle sue mani sante e venerabili, e alzando gli occhi al cielo a te, Dio Padre suo onnipotente, e disse grazie con la preghiera di benedizione, spezzò il pane, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo prese questo glorioso calice nelle sue mani sante e venerabili. Ti rese grazie con la preghiera di benedizione. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Proclamiamo la tua resurrezione e la tua gloria. In questo sacrificio, Padre, noi, i tuoi ministri e il tuo popolo santo, celebriamo il memoriale della beata passione, della resurrezione dai morti e della gloriosa ascensione al cielo del Cristo, tuo Figlio e nostro Signore. E offriamo alla tua maestà divina, tra i doni che ci hai dato, la vittima pura, santa, immacolata, pane santo della vita eterna e calice dell'eterna salvezza. Volgi sulla nostra offerta il tuo sguardo sereno e benigno, come hai voluto accettare i doni di Abele il giusto, il sacrificio di Abramo, nostro padre nella fede, e l'oblazione pura e santa di Melchisedec, tuo sommo sacerdote. Ti supplichiamo, Dio onnipotente, fa che questa offerta per le mani del suo angelo santo sia portata sull'altare del cielo, davanti alla sua maestà divina, perché su tutti noi che partecipiamo di questo altare, comunicando al santo mistero del corpo e sangue di Cristo, scenda la pienezza di ogni grazia e benedizione del cielo. Ricordati, o Signore, dei tuoi fedeli che ci hanno preceduto col segno della fede e dormono nel sonno della pace. Dona loro, Signore, e a tutti quelli che riposano in Cristo, la beatitudine, la luce e la pace. Anche a noi, tuoi ministri peccatori, ma fiduciosi della tua infinita misericordia, concedi, o Signore, di aver parte nella comunità dei tuoi santi apostoli e martiri, Francesco, Chiara,
Giovanni, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignazio, Alessandro, Marcellino e Pietro, Felicita, Perpetua, Agata, Luce, Agnese, Cecilia, Anastasia e tutti i santi. A metterci a godere della loro sorte beata, non per i nostri meriti, ma per la ricchezza del tuo perdono. Per Cristo nostro Signore, tuo Dio, crei, santifichi sempre, fai vivere, benedici e doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, possiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debiti, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivrai nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo Spirito. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma vedi soltanto una parola e Dio ti sarà salvato. Thank you.
Preghiamo. O Padre, che ci hai accolti alla tua mensa, fa che sentiamo in noi la fiamma viva del tuo amore, imitando la carità e il fervore apostolico del nostro Padre San Francesco, ci consacriamo al servizio dei fratelli. Per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Signore vi benedica e vi custodisca. Amen. Signore faccia risplendere per voi il suo volto e vi faccia grazia. Amen. Il Signore rivolga a voi il suo volto e vi conceda pace. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio, Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. La messa è finita, andiamo in pace. Adesso firmerò l'enciclica che la porta sull'altare Monsignor Paolo Braida, che è l'incaricato delle traduzioni e anche dei discorsi del Papa nella prima sessione. E, lui sorveglia tutto e per questo ho voluto che lui stesse presente qui oggi e mi portasse l'enciclica. Anche con lui sono venuti due traduttori. Don Antonio, traduttore della lingua portoghese, ha tradotto dallo spagnolo al portoghese. E Don Cruz, che in spagnolo è un po' ha sorvegliato le altre traduzioni dell'originale spagnolo. Lo faccio come un segno di gratitudine a tutta la prima sezione della Segreteria di Stato che ha lavorato in questa stesura e traduzione. Sono umili questi traduttori, si nascondono.